dovevo necessariamente dire dove mi trovavo, ho detto dove mi trovavo, dovevo necessariamente esprimere una mia disponibilità ad altro mandato, ma che non è un obbligo ovviamente, e quindi io attendo fiducioso e direi anche rassicurato determinazioni in merito alle prossime elezioni regionali e politiche. Le determinazioni arriveranno da Roma, dove i grandi del centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia dovranno individuare i candidati presidenti in vista delle elezioni regionali. In Sicilia si vota in autunno e la Meloni vorrebbe attuare la regola della riproposizione dell'uscente, nel caso di specie Musumeci. Stesso cliché in Lombardia, dove la Lega punta su Fontana. Poi c'è il Lazio, in cui i giochi sono aperti. Infine il Molise, dove se si attuasse lo stesso schema di Lombardia e Sicilia, toccherebbe di nuovo a Donato Toma. Il governatore, in tal senso, avrebbe ottenuto rassicurazioni dai vertici del partito di Berlusconi, complici i buoni rapporti con i ministri Gelmini e Carfagna. A incidere, tuttavia, saranno anche le dinamiche locali. Come reagiranno i coordinatori regionali e i centristi ad un'eventuale benedizione romana? Ed è qui che probabilmente si giocherà la partita. Guardi, io non temo assolutamente nulla, perché la politica è un servizio, non è un obbligo, e se ci sarà una investitura noi l'accoglieremo di ben grado, altrimenti sarò e continuerò ad essere leale con tutti gli avversari e con gli alleati prima di tutto, e anche con gli avversari, che la lealtà non si nega né agli avversari e tantomeno agli alleati. Candidati a parte, un dato è certo: il centrodestra unito vince. Io ho sempre detto che il centrodestra oggi in Italia è ancora vincente perché fa buona politica, purché però si compatti, si deve andare uniti, altrimenti si perde e non si dà un buon servizio ai cittadini.